questo video faremo la rapina. Aiuto, caio. Sono caduto. Andiamo. Camion tutto. Ciao ragazzi, ci sono anch'io. Vi avevamo promesso il video della rapina in gioielleria ed eccolo qua. Spero che vi piacerà e che metterete tanti like. Andiamo a fare questa missione. Siamo insieme. Raggiungi la gioielleria, che bello andare a fare le rapine. Pitbull è contento quando fa queste azioni. Oh, cose belle, perché fai la rapina, guadagni soldi. Una bella vacanza ci vuole. Insieme a noi chi c'è? Franklin? Sì. Allora siamo io, Franklin, Michael, poi... E altri nostri amici che non lo so come si chiamano. Poi ve le presenteremo gli altri due amici, ragazzi. Sono i e quello bastardo c'è. Ancora non l'abbiamo incontrato. Ancora non lo conosciamo. Michael non lo conosce. Però Franklin non lo conosce. No, neanche. Michael ce lo presenta. Ah, Michael ce lo presenta. Vabbè, Emanuele. Dai, tanto stiamo andando a fare una rapina, che aspettiamo i semafori. Non abbiamo mai rispettato i semafori, figuriamoci se lo possiamo fare ora. Dai ragazzi, speriamo che in 15 minuti ce la facciamo a fare questa rapina e a finire questa missione. Anche perché ve l'abbiamo promesso e con Pitbull manteniamo sempre le nostre promesse. Anche se Jovi ha fatto una richiesta che voleva vedere questo video. Sì ragazzi, dico sempre Jovi perché è il nostro nipotino ed è un nostro grande fan. Jovi ci supporta sempre e ci segue sempre ad ogni video che noi facciamo. Mettete 27 like. In questo momento abbiamo raggiunto 29 iscritti, sperando grazie che... Grazie a voi! Sperando che ogni giorno avremo qualche iscritto in più. Comunque grazie ragazzi per la vostra iscrizione. Siete bravi. Siete stupendi. Ci siamo ragazzi, ecco a voi. Questo è Michael. Non lo riconosci? Lo riconosco, sì, te lo riconosco. È un criminale proprio. Perché lui è un criminale. Nessuno è come lui. Ruba i gioielli. Abbiamo ancora circa un minuto per far arrivare i poliziotti. Guardate ragazzi, i soldi aumentano. Con quale fucile sembriamo uno spettacolo. I soldi vanno aumentando sempre di più. Sempre di più, sempre di più, sempre di più, ragazzi. È loro. Questa è la nostra ribalza per incrementare il nostro valore sia di bottino sia di criminale. Poi i miei amici non fanno niente, eh? Siamo giunti a 4 milioni e passa circa. Abbiamo scappato. E sicuramente questi soldi saranno investiti per il traffico della droga e il resto. Dobbiamo scappare ragazzi. Sono le moto. Bella, eh? Abbiamo 4 stelle ragazzi. Vedete in sopravversione in alto allo schermo. 4 stelle ragazzi. 4. Abbiamo raggiunto 4 stelle ragazzi. Speriamo che ce la facciamo a scappare. Stai perdendo la squadra, Michael. Li devi raggiungere, dai, bravo, così. Dobbiamo pure scappare dai poliziotti, ragazzi. Le stelle devono scomparire. Ma noi siamo fortissimi. Abbiamo tutto segnalato e tutto programmato. Dai, dai, dai. Non ci possiamo fare trovare impreparati. Questa è la nostra ribalza per ottenere tutto quello che vogliamo da tutte le criminalità di questo paese. Ma noi piano piano li faremo fuori come dei cani. Dai, dai, che ce la fai?
Che ce la facciamo? Sempre 4 stelle, penso, in sopravversione, ragazzi. Siamo nelle fogne, ragazzi. Nelle fogne, come i topi, stiamo scappando come dovevamo, dei topi. Dovevamo mettere il video dell'uomo gatto. Quello GTA, ragazzi. Ma voi, questo è pure GTA, ragazzi, scusate, io sono una frana. Ti immagini che troveremo nel nostro percorso l'uomo ratto che ci proverà a fermarci. Mi fermo, ammazzo. Ragazzi, le stelle sono ancora vive là sopra. Abbiamo tutta la polizia nelle addosso. Nelle fogne ci sono 20 persone. Sì, che stanno lavorando. Abbiamo tutta la polizia addosso. E ancora non si vogliono levare le stelle. Ma poi si levano subito. Cercheremo di scappare, ragazzi. Secondo voi ce la faremo a scappare con un 4 stelle? Sì, madonna, tutti qua che ci aspettano, ragazzi. Sono diventato un camion. Tutti dietro di noi, ragazzi, mamma mia. No, è in carcere, non ci voglio andare in carcere. Dobbiamo scappare. Stanno provando a speronare il nostro furgone. Ma noi ce la faremo, ragazzi. Ce la metteremo tutti. Sto facendo elimina gli sbirri. Eliminiamo questi sbirri di merda, ragazzi. Eliminiamoli. Dai, ciao. Dai. Oh. Spuntano da tutte le parti, ragazzi. Ci spuntano da tutte le parti. Non levate i mezzi. Saremo salvi quando le stelle non ci saranno più, ragazzi. Saremo solo salvi quando non ci saranno più stelle. A quanto pare le stelle sono sparite, ragazzi, ce l'abbiamo fatta, ma dobbiamo arrivare al nostro rifugio, perché solo così ci possiamo ritenere liberi da ogni cosa. Entrate tutti nel campo. Dai, entrate con questi motori di merda, ragazzi, muovetevi, abbassa questo cazzo di sportello. Ragazzi, criminali, credo che ce l'abbiamo fatto, dobbiamo raggiungere il garage, ragazzi. Ancora non è detta l'ultima, ragazzi, non è detta l'ultima, se non arriviamo alla fonte, non ci possiamo ritenere qui. Non ci possiamo ritenere liberi e non ci possiamo ritenere neanche di avercela fatta. Ancora non è detta l'ultima, ragazzi, ma vogliamo 29 pollici in su, ragazzi, con questo video. Dai, che siamo arrivati al nostro garage, siamo arrivati, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Nessuno ci avrebbe creduto che noi ce la facevamo. Adesso vediamo che cosa succede. Siamo qua insieme a Lester, che ci dovrà spiegare quello che c'è da farsi. Ora rimangono Michael, Lester e Franklin a parlare, perché sono loro i capi che organizzano tutto. Ma sento puzza di tradimento, ragazzi. E questo non ce lo possiamo permettere. Dobbiamo stare con gli occhi aperti e non farci fregare da nessuno. Ora sicuramente ci darà un'altra missione che noi condividiamo con voi. Colpo completato, ragazzi. Abbiamo guadagnato pure un trofeo. Se questo video vi piace, mettete 29 like e scrivete sui commenti quello che pensate, quello che, ragazzi, pensate, dai, voi. Alla fine è un gioco ed è un modo come tanti per stare in vostra compagnia. Perché ci stiamo divertendo là in questo night club, guardate, ragazzi, che donne. Ora questo qua deve pagare il pizzo. Ora cominciamo a fargliela pagare a certe persone. Bisogna imparargli l'educazione, come si sta sopra il mondo, e rispettare sempre le regole. Un nuovo contatto, ragazzi, Lester ci ha richiamati. Questo sembra che ogni volta che succede una cosa ha sempre il telefono pronto per richiamarci.
Dai ragazzi. Andiamo a fare un'altra missione. Vediamo dove arriviamo per fare un'altra missione insieme a voi. Se non ce la facciamo, vi promettiamo che questo video, se riusciremo ad avere qualche like, lo continueremo e divertirci insieme a voi. Stiamo andando da Lamar per vedere cosa vuole. Anche se ogni volta che ci chiama... No, a casa di Michael. A casa di Michael stiamo andando, ragazzi, scusate. E insieme a Michael sicuramente andiamo da Lamar. Allora, non avevo tanto torto. Da Lamar non si va. Ragazzi, che ne pensate? Mettete sui commenti qualche cosa. Lo so che forse penserete che noi siamo un pochettino pratici, però nessuno è rimasto è insegnato, è nato imparato, però piano piano cercheremo di sviluppare bene il dialogo con voi e spiegarvi ogni situazione che succede in ogni gioco. Mi hai detto la madre, mi ha mandato un messaggio la madre. Coppo ora abita a casa di Franklin. E Franklin può interagire con lui. Certo. Guarda che villa che c'ha Michael insieme alla sua famiglia, guarda. Una bella villa. Bastardo, tutti i soldi che guadagna fa il benestante. E non si fa mancare niente. Ma fatto una nuova arma. Whischetto. Scusate, abbiamo saltato il video. Perché lo volevo fare vedere mentre due criminali che si mettono d'accordo per andare a fare le cavolate. Ragazzi, con questo vi saluto in vostra compagnia. Vi lasciamo alla visione di Trevor da papà Pitbull. Pitbull out!